Allora, io sono Noemi e lavoro in uno studio medico e vengo da Frosinone. Allora, vi ho conosciuto tramite Facebook, quindi tramite il web principalmente, sempre tramite la mia titolare comunque. Vedevamo i vostri video, ci hanno abbastanza preso, siamo venute a fare questi corsi. Sì, ne ho fatti molti di corsi di formazione, ma non così. C'erano altre metodiche, però completamente diversi. Questi sono dei corsi dove si valuta il problema nella sua totalità, quindi anche a livello formativo proprio, anche di conoscenze personali che si hanno in un corso di studi, non è così ampio, nel senso che comunque ci sono vari aspetti che si vanno proprio a mettere in atto. Hai proprio una visione completamente diversa dell'inestetismo, del problema da risolvere, come approcciarti. Quindi nel complesso è completamente diverso ed è una cosa anche secondo me devi essere anche un pochino preparata al cambiamento mentale anche. Allora, diciamo che la mia difficoltà principale è quella dell'approccio alla vendita proprio. Capire quale meccanismo è brutto da utilizzare, perché poi in realtà appunto abbiamo visto che non è così, però finora era tutto approcciato in questo modo, nel senso ci sono delle tecniche di vendita, ci sono dei modi per poter vendere, per poter convincere una persona. E invece vedendo, facendo questo corso soprattutto, è un pochino diverso. Il cercare di capire e di sapere anche a livello proprio di crescita, quindi vedere anche aspetti diversi, metodi di lavoro diversi, proprio per adottarli e crescere sempre di più. In realtà tutti e tre, quindi questo è l'ultimo e mi sono piaciuti molto, tanto il primo, ma anche molto il secondo, sia per quanto riguarda la parte proprio teorica, estetica, gli inestetismi di per sé, i macchinari, ma la conoscenza soprattutto anche delle persone, quindi della tipologia di persone che spesso ci troviamo davanti e non sappiamo molto distinguerle. La parte degli esercizi nei corsi, Sì, come l'hai trovata? molto interessante perché appunto non essendoci mai stata da quell'altra parte, per me era completamente una cosa nuova, quindi anche il fatto di provare a fare una consulenza o a mettere proprio in pratica, in atto un protocollo, è una cosa che ti fa sentire comunque più invogliata, più partecipe. Non solo fare la parte manuale o meccanica del lavoro in sé, ma riuscire proprio a capire per quale motivo si sta effettuando quella tipologia di protocollo. Ma molto positiva, perché appunto seguendovi già su Facebook, la Isa insomma è abbastanza conosciuta, quindi i suoi video già li vedevamo. Poi nel complesso però anche sia te e anche Flavio, delle persone molto oneste e sincere. Sì, allora, diciamo che dal lato umano, diciamo l'umiltà, la professionalità e la serietà di svolgere il proprio lavoro, quindi anche la determinazione, aggiungerei. Sì, assolutamente sì, soprattutto se appunto vogliono adottare anche un metodo un pochino diverso, o ampliarsi un pochino mentalmente. Grazie Noemi, in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie.